Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. In questo video parleremo ancora tanto di situazioni future. Parleremo ancora tanto di mercato perché la dirigenza, allora, se la squadra e Stefano Pioli sono molto concentrati sul campo e questo è un dato di fatto ed è la cosa giusta da fare, la dirigenza inizia a imbastire il futuro della squadra ed è una cosa normale che la dirigenza in questo momento inizi a imbastire i vari movimenti di mercato. Ci sono delle indiscrezioni importanti che vanno un po' al di là di quello che stanno scrivendo tutti i giornali. Quindi ascoltate bene il video. Ragazzi, lo sapete che a me in tasca non me ne viene niente a raccontarvi minchiate. Tutto quello che vi dico è semplicemente quello che so anche io. Poi, se sarà così, come spesso accade, bene, saremo tutti contenti. Se non sarà così e andrà meglio, saremo ancora più contenti, ragazzi. Peggio di sicuro non ce n'è. Il peggio in queste cose non esiste perché qualsiasi cosa deciderà la dirigenza sarà giusta. Però, e le voci che arrivano non sono abbastanza voci importanti, quindi un Milan che, ve l'ho già detto, farà un mercato consistente, non dispendioso ma consistente. Ascoltate il video fino alla fine. Ciao a tutti, vi voglio bene a tutti e ricordatevi che qua si tifa la vecchia maniera, noi siamo vecchi stampo, vecchio. Che sarà di questa Inter? Chi lo sa? Con 14 tifosi più sfigati che ci sia, che in trasferta vanno solo in Lombardia. Che sarà di questa Inter? Chi lo sa? Con 14 tifosi più sfigati che ci sia, che in trasferta vanno solo in Lombardia. Come sempre, inizio stagione interista, fai lo spaccone, lo scudetto, la Coppa Campioni, sono sogni per voi coglioni, interista diventi pazzo, sono 10 anni che non vinci un cazzo, trasferta è troppo lontano, non ti muovi mai da Milano, non cantate, non caricate, ma allo stadio che cazzo fate? Puoi gridarlo finché vuoi, ma Milano siamo noi. Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, in descrizione. Team Maglie Calcio, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto Tringa. Per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Buongiorno a tutti, ragazzi, e dopo le grandi soddisfazioni della domenica arrivano anche quelle del martedì, che noi comodamente da seduti sul divano riusciamo a guardare ed è un piacere vedere la soddisfazione di alcuni interisti nel prenderlo nel culo. Cioè io ieri sera ho visto delle facce soddisfatte. Ma probabilmente o sono scemo io o guardate le partite con le bende sugli occhi o vi piace farvi chiamare il bisdelchè. Cioè le cose sono tre perché ieri sera ho visto facce soddisfattissime dopo che sono stati presi a pallonate all'andata e a pallonate al ritorno. Dopo che il Liverpool ieri sera ha giocato per buoni 60 minuti in ciabatte, dando chiaramente modo all'Inter di giocare, perché questo è un altro discorso. L'Inter comunque a livello di campo esce a testa alta dalla Champions League e questo lo riconosco perché sia all'andata che al ritorno. Che cazzo stai dicendo, Triga? Ma che cazzo riconosco? Merda siete, merda resterete. No, ragazzi, a parte gli scherzi, comunque ci siamo goduti la Champions League dal divano. L'anno prossimo anche per noi sarà molto meglio, ma vediamo. Comunque
Non piangiamo per le disgrazie altrui, però la partita che è di ieri sera comunque ci dà delle indicazioni anche su quello che sarà il proseguo della stagione in Italia. Chiaramente l'Inter dalla partita di ieri ne può venire fuori rafforzata, perché comunque fare il risultato a Anfield può darti della forza, può darti delle sicurezze. Chiaramente io penso che queste sicurezze possono arrivare al di là, un po' più alla lunga. È un po' come è successo per noi. Ragazzi, subito dopo Anfield noi avevamo subito lo scarico adrenalinico della partita. Quindi io starei attento. L'Inter chiaramente prima o poi avrà il contraccolpo positivo della partita contro il Liverpool, perché io ne sono certo che prima o poi la forza dimostrata dall'Inter contro comunque la squadra più forte del mondo, prima o poi arriverà. Però noi dobbiamo giocare questa settimana con la consapevolezza che gli interisti avranno uno scarico adrenalinico e soprattutto con la consapevolezza di essere padroni del nostro destino. Non al 100%, ragazzi, perché quell'asterisco che della partita da giocare per le merde rimane e comunque è lì. Però, ragazzi, dobbiamo essere consapevoli che comunque vada quella partita saremo a un punto dall'Inter e dobbiamo giocare. In questo momento della stagione ci giochiamo veramente, veramente tantissimo. Ragazzi, andiamo a un paio di notizie che mi sono arrivate. Scusate il ritardo, avrei voluto fare il video prima per anticiparvi qualche notizia, però sicuramente l'avete già trovata sui vari siti internet. Allora, già da ieri sera la prima indiscrezione che mi è arrivata era di un incontro, ma non un incontro face to face fra Lazio e fra dirigenti della Lazio e Mino Raiola, un colloquio telefonico, e sembrerebbe che Alessio Romagnoli abbia dato il benestare al suo procuratore, quantomeno di ascoltare la proposta della Lazio. Però questo lo sapevamo, ragazzi, questo è un discorso che ci può anche stare. Sappiamo tutti che Alessio Romagnoli è tifoso della Lazio fin da bambino, e se Alessio Romagnoli dovesse scegliere di cambiare squadra per andare alla Lazio, io lo capirei. Penso che sia il sogno di tutti i giocatori che poi vanno verso la fine della carriera, quello di tornare un po' bambini e probabilmente vestire la maglia della tua squadra del cuore e chiudere la carriera con quella maglia potrebbe essere un sogno per Alessio Romagnoli. E io, ragazzi, sono una persona che quando una persona ha un sogno è giusto che cerchi di realizzarlo. Quindi posso capire la voglia di Romagnoli, quantomeno di sentire quello che ha da proporre la Lazio. Sono convinto che Alessio Romagnoli si dimezzerà lo stipendio solo per rimanere al Milan o per andare alla Lazio. Queste saranno le uniche due alternative per Alessio Romagnoli. Se Alessio Romagnoli non tornerà alla Lazio, rimarrà al Milan. E questo, ragazzi, ve lo do sicuro al 100%. Non venite fuori con Juventus, non venite fuori con squadre estere, non ce n'è. La scelta di Alessio Romagnoli è fra Milan e Lazio. Questo è quanto, e ve la do come sicurezza perché non è fonte Milan, non è fonte, però è una persona che conosce Alessio Romagnoli. Alessio Romagnoli è molto combattuto su questa cosa. Mi è stato dato il permesso di dire questa cosa, senza fare nomi chiaramente, però da fonti vicine ad Alessio Romagnoli questo è quanto. Il giocatore è pronto a dimezzarsi lo stipendio per il Milan o per la Lazio, per andare incontro alla Lazio. Altre alternative non ce ne sono, quindi ve lo ripeto, o Milan o Lazio. E il discorso Lazio si può anche capire da parte di noi tifosi nei confronti di Alessio Romagnoli. Allora, ragazzi, le alternative a questo discorso di Alessio Romagnoli quali sono? Il Milan, se dovesse andare via Alessio Romagnoli, avrà un cambio gerarchico, nel senso che i tre centrali difensivi saranno Tomori, Simon Kjær, Pierre Calulu. Poi ci saranno Gabbia e il rientro di Caldara. C'è questo giocatore, Caldara. Caldara potrebbe essere o una pedina di scambio, oppure potrebbe prendere il posto di Gabbia come quarto centrale e fare vedere al Milan
realmente quanto è cresciuto in questa stagione. Ricordiamo che Caldara sta facendo una stagione molto molto positiva. Quindi è un giocatore che potrebbe essere recuperato. Ragazzi, le doti di Caldara le conosciamo tutti. Un giocatore che è stato molto sfortunato negli infortuni, ma che dopo tanti anni è riuscito ad avere una stagione continuativa. Quindi io questo giocatore non lo perderei dal radar Milan. Allora, Simon Kjær, allora, Fikto Mori e Pierre Kalulu sono due sicurezze, e io penso che come possiamo dare il nostro la nostra fiducia a un giocatore che arriva da fuori come Botman o giocatori che arrivano da fuori? Io vedo tanti ragazzi di 20 anni, 21 anni essere centrali di difesa, titolari, e poi mi chiedo come mai il tifoso del Milan debba essere sempre scettico dopo che vede certe prestazioni, non per sentito dire, dopo che certe prestazioni le vede, perché io mi vedo sempre molto scettici sul discorso Pierre Kalulu titolare di fianco a Fikto Mori con Simon Kjær prima alternativa e un altro ragazzo giovane. Secondo me è la scelta giusta del Milan e potrebbe essere quello che pensa il Milan. In alternativa il Milan potrebbe cedere Caldara, mandare in prestito Gabbia e decidere comunque di comprare un difensore, ma un difensore di media importanza. Non aspettatevi il difensore da 30-40 milioni, che sono poi i nomi che stanno circolando in questo momento. Attenzione sul discorso Caldara. Caldara piace al Torino. Caldara piace al Torino. Uno scambio con Bremer potrebbe essere una situazione ideale. Bremer ha un prezzo piuttosto alto, sui 25-30 milioni. Con l'innesto, con lo scambio di Caldara, potrebbe scendere a 10-15. Vediamo quale sarà l'evoluzione. Però gli scenari sono questi. Il Milan difficilmente spenderà più di 15 milioni per il difensore centrale. Se riuscirà a dare una contropartita tecnica, inserirà il giocatore. Se no, più o meno la cifra del difensore sarà quella, se non meno. Discorso diverso, ragazzi. Il Milan sta sondando il terreno in ogni posto per cercare un esterno destro duttile, il solito esterno destro duttile. Le prestazioni di Junior Messias non hanno convinto la dirigenza del Milan e questo ve lo do per certo. Junior Messias non convince, sia per età sia per modo di stare in campo. In questo momento l'alternativa Junior Messias è Alexis Lemakers probabilmente non sta attraversando un buon momento fisico e quindi viene fatto giocare di più Junior Messias. Ma vi assicuro che Stefano Pioli ha molto in considerazione Alexis Lemakers. Anche se Junior Messias in questa stagione ha portato qualcosa in più sotto il profilo realizzativo, ma non basta, non basta, ragazzi. È un dato di fatto che non basta. È un dato di fatto che con un esterno destro importante oggi il Milan probabilmente avrebbe qualche cosa in più o comunque sarebbe molto più competitivo. Io, ragazzi, ve lo ripeto, io sono 2 anni che mi aspettavo un colpo alla Berardi, mi aspetto un colpo alla Berardi. Spero che questa sia la stagione buona, spero che il prossimo mercato sia quello buono per un giocatore così, perché è l'unica posizione, l'unico inserimento che davvero ci farebbe fare il salto di qualità. Che sia Berardi o un giocatore simile, questo non lo voglio dire e non mi interessa sinceramente, però deve essere un giocatore con quelle caratteristiche. Così come il Milan potrebbe fare un inserimento intelligente in attacco, aspettando la crescita di Lazetic, mettendo dentro un giocatore come Belotti, che secondo me con la maglia del Milan potrebbe ritrovarsi, o comunque Stefano Pioli sarebbe in grado di rigenerare questo giocatore, avendo comunque un Olly Giroud splendido, uno Zlatan Ibrahimovic che farà da chioccia a tutti quanti e un Ante Rebic che sicuramente, ragazzi, io direi che in questa stagione Ante Rebic non diventerà più un fattore. Io presumo che Ante Rebic sarà dura farlo diventare un fattore in questa stagione, però presumo che Ante Rebic nella prossima stagione voglia il riscatto e Ante Rebic ti tornerà ad essere il nostro rapinatore.
d'aria di rigore. Ante è un giocatore fenomenale e anche se non sarà un fattore, però tornerà ad essere molto importante da qui a fine stagione. Io nella prestazione contro il Napoli sono stato contento come l'ho visto entrare con la partita con il Napoli. Quindi perché non sperare comunque in un Ante Rebic, non dico pienamente ritrovato, ma comunque con qualcosa in più. Ragazzi, il discorso centrocampo è complicato. Il discorso centrocampo è complicato perché, vabbè, io penso che ormai abbiamo tutti la sicurezza che Franchessy non rinnoverà. Renato Sanchez piace, però io non mi focalizzerei su un nome solo, ragazzi. Voi siete tutti troppo convinti con sto Renato Sanchez. Io non ne sono così convinto che il Milan vada dritto su un solo giocatore, anche perché l'asta di mercato sia per Renato Sanchez che per Botman saranno accesissime. Quindi io non mi concentrerei, come state facendo tutti, sui soliti due nomi. Io li tengo in considerazione, più Renato Sanchez che Botman. Botman non è un, secondo me, è un po' sparito dai radar del Milan, proprio per le prestazioni fornite da Piercalulu. E questo, ragazzi, non ve lo dico perché voglio fare il fenomeno, ve lo dico perché ci sono comunque delle voci importanti che dicono questa cosa. Ma anche lì su Renato Sanchez, ragazzi, non vi focalizzate perché ha le trecine, perché se domani si taglia le trecine, vi inizierà a piacere un po' di meno su Renato Sanchez. Pensate in maniera più larga ai giocatori che arriveranno al Milan. Il Milan, ragazzi, ha un taccuino dove ci sono scritti almeno 15 nomi di giocatori. Perdersi dietro a uno per poi subire il fatto che magari il Milan non ve lo porta e dare la colpa alla società perché non è arrivato quel giocatore, state iniziando a fare il gioco di chi vi vuole portare a fare queste cose. Non cadete in questi tranelli. Ragazzi, comunque, come detto nel video short di prima, ci sono delle serate in cui il guardare gli altri ti dà quasi le stesse soddisfazioni di guardare la tua squadra del cuore. Ieri sera è stato un martedì così. Siamo tutti molto contenti. La partita di ieri sera, vi ripeto, avrà uno scarico adrenalinico importante per l'Inter, però poi ci sarà un contraccolpo positivo, secondo me, perché comunque l'Inter ieri sera, è vero, ne esce abbastanza martoriata dalla partita con Liverpool, però ha dato, secondo me, delle dimostrazioni di carattere. Quindi, ragazzi, questo è quello che penso io, poi vediamo. Vi voglio bene a tutti, sempre forza, vecchio cuore rossonero, e ci vediamo stasera in live. Ciao ragazzi! Oh,